direzione da ogni forma, ok? Così. E quando questo è fatto, è possibile mettere questo sopra e per vedere tutti i muscoli, come è fatto, di pontone. E dopo questo è possibile mettere un altro sopra questo per vedere il drappaggio. Drappeggio? Drappeggio. Drappeggio. Ok? Quindi quando tra 5 minuti è possibile capisci tutto. Quando gente arriva qui, capisce tutte le cose dentro un grande opera d'arte. E non è facile fare una cosa così, perché è necessario fare questo, una conoscenza di profondo del corpo umano, così, 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 anche così, così, così. Quindi è un bel lavoro per fare un'opera così. Quindi questi maestri è eccezionale. Poi anche non solo le tecniche. Quando guarda questo e questo, e diventa molto chiaro la differenza tra questi due artisti. Perché in questo, guarda la grandezza di questo, è doppio questo. E questo è il mannerismo, un linguaggio artistico molto estremo. Guarda qui la differenza tra questo e questo. Poca differenza. Quindi qui l'artista ha fatto una cosa molto astratta, un'astrazione molto forte, molto potente. Questo è un esempio della licenza artistica. Licenza artistica. Licenza artistica. E questa licenza artistica è fondamentale per l'interpretazione, sì, un'astrazione per una poesia che mette le cose più reali, comunicare cose più profonde. Quindi quando noi sono limitato da una maniera di pensare molto scientifico, e non posso penetrare la verità della vita umana, perché noi non sono fatti di carne, ma c'è tante altre cose della vita umana, l'emozione, c'è la spiritualità, c'è tante cose difficile misurare. Poi tra arte posso comunicare queste cose. Quindi questo è un po' come la differenza tra Oxford Dictionary of English e Collected Works of Shakespeare. Vedo le differenze. Lo stesso linguaggio, poi questo è un po' più astratto. Quando guardo le frasi di Shakespeare o di Dante o di un grande grande letteratura, ci vede un po' di distorsione, un po' di astrazione. Meno corretto, poi è più corretto perché penetrare la verità più profonda dell'umanità. Quello chiaro, perché non so, non è italiano, non è molto buono. Quindi questo è il modo di pensare di un artista, anche quello dei modi di fare cose dei grandi maestri. Quindi tra questo logico io fare progetti, commissione per cliente a Roma, New York, Washington, Milano, dipende dove. C'è qualcuno di progetti qui. Questo qui è per Roma, se vuoi vedere, perché è finito questo. Questo è un palo d'altare per Roma. È per 4 metri. 3 metri, quindi tutto questo muro. Quindi qui c'è Santo Spirito sopra, questi due gruppi qui, gli apostoli, anche sante donne, quella donna qui,
Questo è Dio Padre e Cristo qui. Quindi c'è Santa Trinità in mezzo e due gruppi di apostoli, di sante donne, dall'altra parte. Marmo. E bronzo, questo è per bronzo. Quindi è fatto così. Questa è la chiesa così. Questo è l'altare. Quindi questi due pannelli, uno qui, uno qui. E questa parte è dietro. Quindi posso chiudere. Quindi due composizioni insieme. Questo qui è il bozzetto. Perché questa parte nel mezzo è un tabernacolo. Allora, questo è il bozzetto per il tabernacolo. Perché un artista non solo comunicava sue cose, sue pensieri, ma anche è possibile comunicare non solo filosofia, ma anche teologia. Perché questo è un tabernacolo, è una cosa molto teologica. Poi è un mix tra scultori e cose utili come un tabernacolo, un box. Quindi il tabernacolo è qui e porta qui per aprire così e posso mettere il Santissimo dentro. Poi fatto così perché questo è tutto rilievo qui, ok? Sì, sì, e Dio Padre è in rilievo anche. Ma la sola cosa in tre dimensioni è Cristo, perché Lui è la vera presenza. E questa è una cosa molto importante, perché il Santissimo anche è la vera presenza di Cristo nel mondo. Tra questo scultore è possibile comunicare una cosa molto profonda. Per ricordare Cristo così è dentro qui, ok? Quindi tutto questo per fare in bronzo nel prossimo anno, forse faccio qui, preferisce lì poi perché lì è possibile aprire le porte, tanta gente vede una cosa così grande fatta. Sì. Che furbo. Questo qui è un ritratto di San José María Escrivá. Io ho fatto questo ritratto in bronzo per New York. Adesso ho fatto un copia in gesso per copiare in marmo con questo qui, macchinetti di punti. Il nome è molto italiano perché è il scultore più grave, più brave, più grave, più brave. E funziona così. Prima mettere questo sopra e due punti qui, per questi tre punti, per ricordare dove tutte le cose, tutti questi punti, per trasferire questi punti qui, serve questi tre punti fissi. Mettere così, gira così, per trovare questo punto qui, fissare così, apri, trasferisci qui, e guarda qui quanto spazio c'è, piccolo spazio, quindi è necessario fare un marco qui e togliere fino questo è toccare, questi due punti toccati. Questa è una tecnica molto precisa, è una tecnica non è artistica, ma artigiana. Artigianale. Poi è una buona maniera di insegnare, capisci meglio. C'è altre cose nell'altro. Ah, scusami, questo qui è un modello.